quanto riguarda le impugnature del rovescio a due mani, abbiamo visto due tipi di impugnature. Nel primo tipo di impugnatura abbiamo visto un'impugnatura continental con la mano inferiore, che per me è quella destra, e un'impugnatura eastern di diritto con la mano superiore, che per me è quella sinistra. Punto di contatto ottimale per questo tipo di colpo è più o meno all'altezza del piede anteriore, sempre tra il ginocchio e l'anca come punto di impatto. Questo tipo di impugnatura però ti può dare anche il vantaggio che, colpendo la palla leggermente più arretrata rispetto al piede, per effetto della mano inferiore che è continental, questa ti permette comunque di avere forza per poter spingere la palla anche quindi su impatti un pochino più arretrati. L'unico problema è su impatti troppo avanzati, dove comunque sei costretto a fare delle compensazioni col polso della mano inferiore.